Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Resident Evil Revelations 2, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi eravamo appena usciti da un mattatoio, sì, in un modo o nell'altro diciamo, e pronti mi raccomando voi con, come sempre, cuffie, luci spente, volume a palla, dovevamo mettere l'altro pezzo di fegatino e... per proseguire da quest'altro lato, quindi okay, vai. Questo dovrebbe andare. Sì, dovrebbe. E mi raccomando, come sempre, ragazzi, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Ammazza e botta. Sacco di merda! Ti serviva proprio del fegato. Andiamo. Madonna mia, ammazza e trambata comunque. Forse era meglio allontanarsi. Non sapevo esplodesse, onestamente. Non era preventivata come cosa. Allora. Vediamo un pochino... Allora questa dalla mappa che si vede è una stanza chiusa, quindi là c'è accopunta e lo andiamo a prendere un bel topazio. Qui c'è una pistola che faremo prendere a Claire, c'è dell'altro? No, non ti punto la pistola, infatti un pochino sì. Vabbè Claire, fai una cosa, prendi pure sta pistola, ah me la scambi al posto di quello oppure... Beh io la scambierei al posto di questa che comunque non abbiamo munizioni, quindi al momento è discretamente inutile. P10, andiamo con la P10. Poi, vabbè, naturalmente ce l'andrà a mettere nella cassa l'altra, quindi tutto sommato ci può andare bene. Aspetta che scassiamo pure qua e vediamo di prendere il rubino. Vai con la signorina Moira. Proseguiamo da qui. Teniamo sempre d'occhio un po' la situazione. Ehi. Quando succede così va a finire male sempre. Quindi significa che qua dentro c'è qualquadra che non cosa. O forse semplicemente non possiamo più tornare indietro. Almeno per il momento. C'è musica da... tipo corsa, sta succedendo un macello. Ti stanno venendo a prendere o sta crollando tutto, non lo so. Vabbè, comunque. Noi... prezzanti del pericolo. Claire, tu che c'è il fisico. Claire, che cosa? Ah, non ho capito se ha fatto una capriola o un carpiato. Ecco, molto bene. Beh, è l'unica strada, quindi effettivamente. Madonna, 5 minuti ci abbiamo. E 5. Okay. Ma lascia sta Prometeo. Allora. Claire, corri! Vai. Allora, possiamo arrampicarci qui? Oddio, non so se dall'altro lato c'era qualche cosa da recuperare, però... vabbè, mo abbiamo preso sta strada, ho visto che c'era... il rotolone. Tu aspetti là? Vabbè, nel dubbio... ah, probabilmente... Ok, dobbiamo andare a spegnere di questo. Ci penso io. Vai, non ti preoccupare, sta crollando tutto, ma ci pensiamo noi, rotellone style, guarda qui. Ma quello è tipo un cadavere che si muove o è semplicemente il fuoco che sta? Orco 2. Ok, qua mi sa che mi serve Claire invece che va ad aiutare Moira. Insomma, io aiuto te, tu aiuti me, tacco punta e via di fino. Attenzione, mitraglietta, pure la mitraglietta un pochino la possiamo usare. Aspetta, arrivo dovunque io debba andare. Vai Claire. Porca di quella. Ma funziona sta cosa? Ma vedi che non mi... Aia. È quello che non si sveglia? Vabbè, nel dubbio aspetta perché qua ho visto una cassa. Ah, ok. Allora, facciamo che... Corri. No, ma che cazzo? Ma sei un imbecille, Claire! Ma è possibile che quando uno ti dà un comando tu rimani lì a gigioneggiare come una rincoglionita? Levatevi! Ma si può lavorare in questo modo? Morto? Ce le dai due tagliettate? Ma signori, ma... a volte veramente ti fa... girare i marones. Qua mo mi serve l'altra signorina che... Porco due! Che credo debba correre un pochino. Bravissima.
Questa è una qualità, capire lo spazio. No, non credo che dovevamo fare così. Credo che tu debba prenderla e prima che arrivi quello a mangiarti il fegato, ecco, adesso te devi da. Adesso te devi da. Stia calmo lei, buon uomo. Stia veramente calmo, perché non abbiamo tempo da perdere. Ah, vedi, adesso ci può raggiungere. Bravi tutti, bravi tutti. Raggiungere perché questo viene qua? Ah no, non credo. Qua sopra? Ah no, siamo noi che dobbiamo scendere, vabbè. Con che stile poi. Brava. Ma non si rompe questo? Dai, che sembrava che si rompesse. Ah, comunque no. Aspetta, che fa? Non leggi? Proseguire senza sapere è un attentato alla tua vita. Scegli secondo il sapere. Tuttavia la risposta potrebbe non risiedere davanti ai tuoi occhi. Le quattro porte. Allora, aspetta. Proseguire senza sapere è un attentato alla tua vita. Scegli secondo il sapere. Scegli secondo il sapere. Tuttavia la risposta potrebbe non risiedere davanti ai tuoi occhi. Porca troia. Allora. Oh, aspetta. Ma ditemelo che. Guarda, questa sta a morire male. Ah, ma ha curato lei. E dimmelo pure questo, che mi fai perdere tempo. Tempo, munizioni. E ho sprecato pure l'erbettina tecnico-tattica. Allora, ma c'è scritto qualcosa? Io posso. Allora, qua io non ho capito. Ah no, brilla comunque un po' tutto. Secondo, secondo il sapere, il secondo. Ma che poi vanno tutti allo stesso punto, quindi. Ah, era giusta, però vedi? Secondo, ho detto vabbè, sarà il secondo, seconda porta, vedi? Bravi tutti. E niente. Ah, qua, Claire! Dove sta Claire? Claire, ecco due. Ma si può lavorare in questo modo? A parte aver sprecato un'erbetta in più, e sì, mi rimane in mente perché comunque ne abbiamo ben poche. Vabbè, questa proprio da film, eh. Magari poi in realtà non esplodeva niente e si buttava una bomba così. Sempre il tempismo perfetto. Forza, andiamocene da qui. Sono ancora calme e tranquille. Magari andiamo con la signorina che qua forse. Claire, ecco qui. I canali che portano alla torre. La guardiana ci ha tenuto sott'occhio per tutto il tempo. Ma se ora crede che siamo morti nell'esplosione. Almeno abbiamo il fattore sorpresa. Effettivamente. Sono così vicini, Mother. Lo sento. Quelli non mi sono messo neanche troppo a trovarli. Anche perché sono distratto di mio, quindi non li avrei mai trovati. Questo ci è capitato proprio a culo. Magari qualche volta li ho pure inquadrati, ma semplicemente non mi sono reso conto che erano. Neil e la bimba non erano alla fabbrica. No, dovevo ascoltarti. Neil non ha scritto quel messaggio. Non avrebbe potuto. Allora, qui ci vuole Claire. Claire? Ah, per fare questo ci vuole la Claire. Oh. Tu chi sei? Che cosa vuoi? Mettilo giù. Merda. Ma è di Terra Save. Non capisco di cosa stai parlando. Niente braccialetto. Perché non hai un braccialetto? Ti sembro forse una donna. Oh Cristo vecchio. Non sai che succede. Devi andartene prima che sia tardi. Mai. Sto a casa mia. Ora via di qui. Voi gente, venite nella mia bella isola e portate via tutto di qui. Qualsiasi cosa di brutto che succede ora, non chiedetemi aiuto. Ma morite a casa vostra. Ma come? Questo posto è mio. Ma con quale cattiveria, buon uomo? Ma come morite a casa vostra? Caricatore livello 3, ma con veramente troppa aggressività quest'uomo. Allora, andiamo a vedere un pochino. MP qui abbiamo tolto tutto. 101,96. 9. Questa è 150, 1,50. 14, quindi meglio questa di
Quell'altra, pistola di piccolo formato, non molto affidabile. Pistola con alto potere perforante. Funziona, ma non è facile da modificare. Vabbè, questa qui naturalmente è la Magnum Mozza, quindi giustamente ha tutta la sua potenza. Ci possiamo mettere qui il caricatore. Mo fac o allora, o facciamo una cosa tipo la Magnum, gli andiamo a togliere questo e questo. Magari le mettiamo a questa qua, poi quando troviamo la Magnum, insomma. Sono stufa di uomini come lui. Intendi uomini come Barry? Tu dici andiamo a sinistra e lui va a destra, così si sente mister so tutto io. Già, anche mio fratello era così un po' di tempo fa. Ho cannato quella sola volta e non mi Facciamo una serviva il doccina. suo aiuto per sentirmi di merda. Allora, aspetta, un attimo che qua facciamo un tacco punta che ci serve molto limitatamente perché pure questi ne stiamo a prendere uno ogni 600 anni, ma vabbè. Diciamo che quando ci balzano proprio in faccia li clicchiamo, li spariamo oppure evidenziamo quegli altri, insomma. Facciamo cose. E possiamo salire da qui? Ah, sembrava, anche perché, attenzione, c'è una mappa. Mappa delle fogne, va bene, poi ci ributtiamo a bomba. Ole, proprio a bomba si è buttata. Le strade sono diverse, ma dove dobbiamo andare? Fa vedere. Questa è chiusa, quindi andiamo qui, naturalmente. Prima andiamo nella strada chiusa e poi ci regoliamo di là. In conseguenza, un bel topazio. Quante pietre preziose, eh. No, guardo perché, vabbè, voi dite, ormai tanto ne abbiamo saltati tutti i collezionabili che stiamo qua a gigioneggiare. Ci avete ragione, se è vero ma giusto. Lì credo che ci sia qualcosina di intrigante, eh. Mo no. Allora, aspetta un attimo perché quel qualcosina di intrigante è scomparso. Vorrei capire se sta qua. Come fare per scoprirlo? Ci andiamo di testa. Ah, qua si sale, aspetta. Proprio a qualcosa questa cosa che stiamo facendo. Ah, c'è una cassa e ok. Bravissimi. Aspetta. Bravissimi. Pietre preziose come se piovesse. Cosa stiamo facendo? Stiamo aprendo lì le gabbie proprio. In realtà dovevamo andare a vedere anche dall'altro lato, credo, però vabbè. Mo ci andiamo una volta che abbiamo finito qua. Se è fattibile, posso scavalcare da qui? A bomba? No. Scusa. Ma che abbiamo fatto qua? Niente. Vabbè, magari ci ha fatto vedere che abbiamo aperto questo, ma in realtà ne ha aperto anche un altro da qualche altra parte. Semplicemente abbiamo perso tempo. Probabilmente la seconda opzione è quella reale. Aspetta, prendo un'altra cassa con uno zafiro. Ok. Vabbè, tutto fa brodo, non è. Siamo qui con un collier. Mi sto un po' perdendo, nel senso che qua possiamo salire? Sì. Munizioni. Fucile a canna liscia, nient'altro. No. Munizioni fucile a canna liscia le diamo a Claire, qua 2-1. Passagliene una perché tanto è sempre Claire quella che ci va più alle badilate sui denti. Quindi mi sembra pure giusto dargli un po' più di erbette curative. Anche lì si può salire, ma credo che non possiamo salire adesso. Forse poi ci ripasseremo con altri personaggi. Sicuramente. Figurati. Le cose che non possiamo raccontare. Porco due, raccogliere in questo modo. Allora, facciamo una cosa. Mitragliata tattica. Ma se mi metto. Aspetta. Un attimo. Dico se. Porco due, ma se mi metto in acqua. No, niente, non funziona benissimo. Ma come fa a darmi fuoco se prima di tutto mi passa oltre?
Scusa, ma tu mi riesci ad indicare qualche punto debole? No, ok. Allora, aspetta, 3, 2, 1, attacco punta. Bravi tutti. Occhio che quello ci esplode in faccia. Vattene, vattene. E niente. Madonna mia, esplosa. E vabbè, però ste armi qua. Fermalo un po', fermalo un po', fermalo un po'. Grande. Bravissima, proprio a pelo, signori, a pelo pelo. Qua è caricato, qua finite le munizioni, qua la pistoletta ce l'abbiamo. Tu come stai messa? Benissimo. Vedi, si fa molto meno male Moira comunque rispetto a noi, indipendentemente dal fatto che si prende una manicata di botte. Claire è un po' più deboluccia, eh. Si direbbe, ma all'atto pratico. Aspetta, rimettimi Moira però, perché c'è la torcina, magari vede qualcosa che noi non vediamo. Tipo, allora, là si apre sicuramente, ma qua c'è qualcosa di intrigante, perché sennò per quale motivo ti doveva mettere questa cosa? Spero di... aspetta però, spero che non sia questa la strada principale, perché altrimenti ci staremo perdendo un bel po' di cose. No, forse questa ci permette semplicemente di tornare dove eravamo lì, e forse raccogliamo appunto qualcosa qui dietro. Qualcosa già abbiamo raccolto qui in realtà, quindi andrebbe anche bene. A posto. Allora, qua, c'è anche una scala, lì riusciamo dove... l'ho visto prima, credo. Vedi, grande così. Erbetta rossa. Tuo pazzietto. E l'erbetta... allora, potremmo anche fare una cosa. Passa. Così, lei ne ha tre. Questa la passi a Claire. Claire ti va a fare queste qua. E ce ne siamo giocata una? In realtà credo di sì. In realtà credo di sì, perché ne fa tre con la combinazione. Però scusa, una l'ha usata, quindi... però mi dava quattro, vabbè. Va bene tra virgolette, nel senso, sarebbe stato meglio comunque non sprecarla. Non lo so se l'ha sprecata o meno. Secondo me sì, perché ci ha dato il 4. Vabbè, comunque, quando troppo e quando niente, come detto. A volte ci ritroviamo con mille robe, a volte neanche a pagarle le troviamo. Vai, vai. Che stile. Allora, qua prima di tutto, ecco, cecchina lì, poi raccogli munizioni e mitraglietta. Munizioni. E diamoci un'occhiata intorno. Ma io credo che poi pure dal vecchio torneremo. Ah, aspetta, però dal vecchio magari ci torneremo con gli altri che arrivano qualche mesetto dopo. E quindi magari il vecchietto si è dato, ha fatto una gran brutta fine. E noi possiamo raccogliere quelle cose che c'erano lì, perché si vedevano delle cose che sbrilluccicavano. Quindi sicuramente erano da raccogliere. Ma visto che adesso è ancora vivo, vegeto e incazzoso, tra parentesi. Possiamo saltare da qua? Direi proprio di no. Oppela, ma dove sta la bestia? Ah, là, ok, vabbè, pensavo peggio. La possiamo mettere la pistola per vedere pure come va questa? E là! Vieni qua, giovane. Mazza come corre comunque. Aspetta, aspetta, aspetta. E Satan, bravissimo. Era quello che volevo fare, ma... il risultato è stato comunque discretamente soddisfacente. Attacco punta. Topazio. Topazio, topazio lì. Penso che attiviamo cose. Vabbè, vediamo un po', perché onestamente... ma le brucia con la luce? Ah, grande. Sì. Bene, in realtà non credo
ce lo avesse detto prima, però approfittiamo, approfittiamo. Allora, vai. Ah, adesso possiamo passare lì sopra, ma credo che dal sound qualcuno si sia svegliato da questo torpore, no? Eh sì, infatti. Allora, famo una cosa, vieni qua, biondo. Non so se sei ancora vivo perché abbiamo fatto un bel headshotone, eh. Ok, a posto. Ce ne sono altri? Ah, sì, c'è quello lì. Che giustamente ci aspetta lì con estremo affetto. Aspetta, perché non riesco mai a capire se... Oh... Aspetta. E dai, Kaiser. E levate, biondo. E niente. Aspetta, quello che esplode male, quindi... No, sta pistola mi piace, eh. Spara dei bei colpozzi cattivi. Infatti ce l'ha detto che era perforante. Infatti si sente anche il sound, il feedback. Vado. Ah, così di fino. Ma mo se rialza, io nel dubbio sparo pure nell'acqua. Bummata. Bammete. Ah, però dai, ce la siamo cavata meglio del previsto. Aspetta, metti quella che qua secondo me c'è qualcosina. No. Ci siamo fatti beccare una volta con Claire dal tipo, ma poi l'acqua in realtà ci rallenta molto nei movimenti, cioè già sono legnose di loro queste. Figurati con il problema dell'acqua a mezzo busto che ci fa impantanare. Acqua tra l'altro limpidissima, siamo nelle fogne, quindi si può ben immaginare che bella acquetta. Io mi faccio sempre un giro perché magari... Troviamo cose. Poi ci si arrampica. Figurati, questa agilità. Non ti arrampichi, dai. Siamo onesti. Allora, aspetta, là. Ah, vedi, là ci stanno i passetti, quindi è là che si va. E quindi di conseguenza noi prima di andare là controlliamo che non ci siano altre cose. Vedi? Munizioni pistola che fa? Le lasci. Diamole però. A Claire e altra cosa. Facciamo una bombettina. Allora, aspetta, bottiglia esca. Che questa ti esplode pure. 1 e 1. E via. E via, si va di finezza. Queste passale e passale. A posto. Andiamo, va. Seguimi, Claire. Che qua sta. Sta già pagato. Vedi, vedi le impronte, Claire. Non si vedono più in realtà, però. L'importante è il tuo pazzo. Allora. Le strade sono più di una. Stavo a perdere lo zaffiro. Attenzione. Le strade sono più di una e... No, qua penso che proseguiamo perché è abbastanza lunghetta la strada. Ma l'erba verde la può prendere? No, ne possiamo portare pure di più. Quindi significa che non l'abbiamo buttata quella, ok. Tuo pazzietto. Acquattati. E a parte questa luce fastidiosa, munizioni pistola che diamo sempre a Claire. E fatemi vedere se posso fare qualcos'altro. In realtà sarebbe utile anche questo. Vi dico la verità che ci pulisce l'occhietto quando ci lanciano delle cagate in faccia, quindi è utile questo. Ah, tu pazzi così. A gratis. E niente. Attenzione, tu pazzo. Tac. Ah no, un rubino, giustamente. Dobbiamo essere precisi che sono soldi, eh. Allora, sì, si passava da là sopra, ma io come ci passavo là sopra? Ah, scendendo da qui. Prima ho sentito, ecco, dei rumori strani, guarda là. Corri. Al massimo ci pensa Claire. Ah, no. Ok, vabbè, meglio così. Ah, eccoli là. Vabbè, se vogliono salgono loro. Aspetta, fa vedere Claire dove sta.
E niente, che la resta fa il moonwalk. Ma salgono così? Ma perché io non lo sapevo fare? Aspetta, fermate. Levati! Si può lavorare in questo modo. Aspetta un attimo, perché obiettivamente questi se risalgono, tanto vale che li eliminiamo così a posto. Non lo so, però andiamo con Claire, perché ci stanno sti buboni qua da bruciacchiare. Con Claire, con Moira. Ok, troppi nomi, troppa gente, troppa confusione. Orco due, lo sapevo io. Meno male che li abbiamo eliminati. Oddio, aspetta però, scusa. No, per il semplice fatto, se... A parte che c'è sta quello che sbuboneggia ancora. Come ci arrivo là a quel punto? Ah, c'era pure quella da recuperare. Però, vabbè, io credo di poter far scendere almeno la scala da qua, no? A posto, quindi facciamo così. Munizioni, fucile, canna liscia, buttate sotto. Sali di qua. Munizioni, pistoletta. Ricarica la pistoletta. Controlla che non c'è altro. Tipo qua che fa? Non escono questi. Oppela. Tac. Custodia. Partirare. No, però non si sale per recuperare quei cosi. Non ho capito se sta gocciolando un po' di acqua fognaria o se c'è qualcuno sotto che... Lì sembra che ci sia qualcuno sotto che fa le bolle, però vabbè. Non è necessario stare proprio lì a spippolare. Spippolare. Ah, passiamo da qua, ok. Magari se però mi ridai Moira. Ah, vado io. Che non si sa mai. Levate un attimo, Claire, che te salta addosso qua e facciamo azione da panico. Eccola, oppela. Allora, prima di tutto questo fa esplodere immediatamente. Vabbè, un pochino l'ha presa, un pochino è caduta. Ecco, adesso dobbiamo andarla a salvare, perché sennò se la magnano. Ma non li vedo neanche. Mi sa che mi dovevo buttare, no? Spero di no. Ah, aspetta, questo sale, mortaccio. Porco di due, ma tutto a posto cosa? Ma non vedi che sono esplose? Ma no, ma perché le usiamo sempre in contemporanea? Testa di cazzo. No, guarda, odio questa cosa. Cioè, potete mettere semplicemente una cosa che mi blocca l'utilizzo della mamma. L'utilizzo del mio medikit quando lo sta usando lei. Ma perché sennò è una stronzata. Sprechiamo cose così a gratis. Ma sti buboni qua che roba sono? Sono buboni? Ah no, sono spari. Ma scusa, ma con quale definizione? Vabbè, comunque, indipendentemente da questo, avevamo detto che qua non c'era niente. Dobbiamo risalire lì dalla scala. Ok, come? Tranquillite. Ricarichiamo tutto. A posto, sali. Magari come sempre andiamo con... Ma non devi scendere, devi con... Ah, vabbè, scusa, però signor... Ma con quale coordinazione riusciamo a lavorare qui? Vabbè. Vai. Tra l'altro lei c'ha comunque 4 medikit, quindi onestamente... Ma li usa, cioè nel senso li consuma quando ce li spara a noi, in teoria sì, ma all'atto pratico ce n'ha sempre 4. Quindi mi sorge il dubbio. Il dubbione. C'è un polipo lì, non lo so, Damose. Che è meglio, tanto Claire si sa difendere da sola. Noi saliamo qua e vediamo un attimino dov'è che andiamo a finire, perché insomma qua strada ne stiamo facendo, ma a piedi, nel senso, a livello poi storico, dobbiamo valutare. Un'altra di queste
Te la do a te. Qua apriamo il portellone e vediamo dove andiamo a finire. Oh, vedi che bel fumetto verde. Ah no, adesso non è più verde. Forse era. Lucetta lì. Allora, calcolando anche che non vediamo niente, ma pure con la torcia non è che si vede sto granché, non abbiamo una Ormai non mappa. dovremmo essere già alla torre. Credo di sì. Cos'è questo? Sembra Non lo una so, io a tomba. me. Credo che la In realtà torre sia sembrano sopra di noi. tante tombe, non una. Speriamo di prenderla in contropiede. Troviamo un modo per salire. Sì, state calme però perché no, va bene tutto, ma qua. Vai di Molotov, bombe come se piovesse qui, eh. Ora. Elogio ai fratelli. Abbiamo seguito la somma Alex nell'isola di Zabitivi. Non lo so. Rinominata N46 da lei. I nostri sforzi hanno portato prosperità a questo posto, ma cosa più importante, abbiamo aiutato la somma a conquistare il suo obiettivo. Avete fatto egregiamente, anche nel vostro compito finale di offrire dati preziosi alla somma a costo delle vostre vite. Siamo legati alla somma da questo vincolo di sudditanza. Oltre a essere miei colleghi, voi siete anche miei amici. Aiuterò la somma a finire l'opera che abbiamo cominciato. Vi prometto che i vostri sacrifici non saranno stati invano. Riposate in pace. Ma c'è tanta gente che si è sacrificata apparentemente, vorrei dire, ma tombe ne sono. Ce ne sono parecchie. E l'unica strada che possiamo percorrere apparentemente è questa. Aspetta che c'è un altro documento. Rilasciate i nostri fedeli compagni. Se la verità è ciò che cerchi, piangi nel giusto ordine i tuoi fratelli caduti. Solo allora i cancelli della rivelazione ti consentiranno il passaggio. Ah, piangi nel giusto ordine i tuoi fratelli caduti. Il disertore che non fu mai ritrovato, il traditore che voltò la sua stella dalla vergogna, il boia che si allontanò dal condannato di 3 stelle adiacenti e poi una alle spalle, il condannato che perse la sua testa. Mo dobbiamo capire come ritrovarli là in mezzo in questa combinazione. Credo che una di quelle ci può dare delle indicazioni. Attenzione, Che simboletto. cos'è? Non lo so, ma tu segna. Simboletto kafkiano. Allora, ha preso quello che doveva prendere, sì. Vabbè, in realtà noi possiamo pure proseguire qua. Poi cerchiamo di capire. Non lo so. Pieno, 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 bottiglia vuota, ma perché siamo pieni di roba più che altro. Scusa, signor, crafta qualcosa perché qua. Vai con un'altra Molotov. Vieni di bombe, eh? Vieni di bombe. Ma aspetta, però, non è che ci perdiamo qualcosa qua? No, sapete qual è il fatto? Io pensavo che quello poi, cioè, ci ritrovassimo lo stesso, ma magari ha qualcosa di in più, di extra, quello del la preghiera qua, quindi. Disertore, mai ritrovato. Traditore che voltò la sua stella dalla vergogna. Quindi una stella voltata. Il disertore che non c'è sta. Al condannato di 3 stelle adiacenti e poi alle spalle. Ma cerchiamo di trovare pure dei punti di riferimento. Perché obiettivamente così non è che si capisce. Eh no, mi devi far. Sbagliato. Allora, dobbiamo partire da quello che voltò la sua stella. Quello 3 stelle alle sue spalle. Ma è una caciara qua. Quello che non fu mai ritrovato. Ma quindi io che posso. Ma mi annulla magari la cosa? Non so se sto magari inserendo dei comandi da qualche parte. Allora. Vediamo un attimo. Allora, questo magari non è stato mai ritrovato. Non lo so. Oddio, in realtà non saprei. La stella voltata non ce l'abbiamo. Ah, per aprire questo probabilmente c'è qualche buono. Ok, allora, aspetta. Traditore che voltò la sua stella dalla vergogna. Il boia che si allontanò dal condannato di 3 stelle.
adiacenti e poi una alle spalle. Quindi praticamente ha fatto 1, 2, 3 e una dietro. Il condannato che perse la sua testa. Allora, il condannato è quello ok a metà. Il boia si allontanò dal condannato di 3 stelle adiacenti e poi una alle spalle. Quindi praticamente abbiamo il condannato che è quello, l'ultimo sostanzialmente, che è quella mozzata. Allora, quella mozzata ce l'abbiamo. Poi si allontanò dal condannato di stelle 3 adiacenti e una alle spalle. Quindi ha fatto o a destra o a sinistra di 3 stelle e una alle spalle, ci abbiamo il boia. Il traditore voltò la sua stella dalla vergogna. E quello mi manca. Il traditore voltò la sua stella dalla vergogna. Il disertore che non fu mai trovato. Magari. Magari, aspetta, può essere che c'è. Ah, aspetta. Questo disertore che non fu mai trovato. Ok. Vediamo se c'è una stella. Io stelle voltate non le trovo, mo non vorrei dire, mo magari ho capito male io, ma vediamo un po'. Aspetta che mi sto incastrando. Questo perse la testa. Immagino sia quello. Ah, aspetta, stanno pure qua. Aspetta. Ecco qua, mo se sta dietro ce l'abbiamo. Eccolo qui. Mi ero perso queste. Traditore che voltò la sua stella. Ah no, noi dobbiamo pregare alla stella. Ok. Poi abbiamo quello che perse la testa. Quindi è quello lì. Quello si è spostato di 3 adiacenti. Quindi 1, 2 e 3 e 1 dietro. Quindi il boia dovrebbe essere questo. 1, 2, 3 e 1 dietro. Ce l'abbiamo. E poi c'è questo che ha perso la testa. Bravi tutti, bravi tutti. Olè. E vabbè, signori, che fanci provi. È qualcosa in più, ma ci stiamo. Proviamo. Vediamo che abbiamo vinto. Ah, il mitraglione. Il mitraglione è. Sto paio di palle. Ah, no, c'è sta pure un pezzo là. Allora, il mitraglione me lo puoi. Ce l'ho qua, va. Quanto spazio abbiamo? Piglia pure il kittino. E. Ok, nient'altro? Bravi, bravi. No, va bene, signori, soddisfatto. Ci abbiamo messo un po', però, come detto, bisogna ragionare, bisogna vedere un po' la situazione. Anche perché, soprattutto, mi ero perso il. Quelli che stavano là dietro, quindi in realtà era un po' un problema da quel punto di vista. Allora, andiamo qua. E vediamo un po'. Andiamo a finire. No, no, no buono. Zone così grandi, uguale boss fight, morti premature, gente che ti ammazza male, sacco di persone che ti inchiappet. No, no buono, no buono. Ben giro. Ah no, aspetta, ci stanno queste due casse. Se ho fatto il giro la zona, aspetta le casse. Rubino lì, rubino là. Ah, aspetta, pure qua si sale però, eh.
Ma scusa, questa è una luce. Ah, o è qualcosa da raccogliere? È una luce. Oddio, in realtà non so dove devo salire. Se qua. Nessun segno del tuo ragazzo? È uguale. Non è il mio ragazzo. Ok. Merda. Senti, c'è qualcosa che devo dirti. Ho notato qualcosa quando eravamo con Neil. Il suo braccialetto non ha mai cambiato colore. Voglio dire, i morti viventi arrivavano da tutte le parti. Deve aver avuto paura. No, no, no. Non è possibile. Capito? Fine della storia. Ma in realtà pure il braccialetto della bambina non cambia mai colore. Cioè, sempre rosso. Quello di Neil in realtà non ci ho fatto caso. Però quello della bambina era sempre rosso. Quello sì mi è balzato all'occhio. C'era anche la signora che ha detto che mentiva. Quindi insomma sta bambina dobbiamo pure capire chi è che sta a fa, che vuole. Se è buono o cattiva. Insomma pure quello bisogna capirlo un attimino, perché non sa mai quello che ti puoi aspettare. Però Allora, erbette. Stiamo carichi di erbette. Qua possiamo montare qualcosa. Qua possiamo leggere una lettera ai miei compatrioti. Miei visionari confratelli, il tempo è finalmente arrivato. Tutto è andato come avevo previsto. Tutto ciò che rimane è che lei tenga fede all'accordo. E poi potrò finire ciò che ho iniziato 7 anni fa. Tutto ciò di cui ho bisogno è solamente un piccolo campione, ma il mondo sta già cambiando, e non per il meglio. L'ultimo incidente in Africa ne è la prova. Perché questo sia, effettivamente questo capitolo è tra il 5° e il 6°, quindi in Africa era il 5° capitolo. Questa pazzia continuerà ancora e ancora, finché solamente tragedia e disperazione non saranno rimasti. Il mondo ha bisogno di qualcuno che ne prenda le redini e che lo guidi verso la fine di questi tempi oscuri. Lansdale aveva ragione, ovviamente, quello che ha cercato di fare a Terra Grigia. La gente lo chiama mostro, ma lui è un eroe, stava solo cercando di salvarci tutti. L'ho capito proprio come voi. Farò tutto il possibile per realizzare la sua visione. È stato l'unico a capire che sarebbero stati necessari dei sacrifici per poter costruire qualcosa di buono, anche se avesse dovuto fare un patto con il diavolo. Beh, insomma. Allora, aspetta. Qui possiamo prendere questo, che magari, come sempre, diamo a Claire. Non c'è niente da evidenziare, quindi mi sa che possiamo andare con Claire tranquillamente, perché Claire, a parte che sta morendo... Questa lista l'aveva Nilla alla festa. Barton, Chavez, Redfield. Ci sono tutti i nostri nomi. Oh, ha venduto Terra Safe. Claire, mi dispiace tanto. Ehi, guarda. Ecco perché il braccialetto di Nilla. Allora, Ho isolato il miglior candidato. Bel lavoro. Ora devi rispettare la tua parte del... Che cosa hai? Oh. Volevi un campione di Uroboros e adesso ce l'hai. Cagnolino. Aia. Tu non sei un cazzo di me. So che eri il burattino di Lansdale. Quando Veltro ha causato il panico di Terra Grigia 7 anni fa, a manovrare i fili c'era l'FBC. Il vecchio è caduto, ma almeno prima è riuscito a passare il testimone. Mi hai ingannato. Perché sei un idiota. Pensavi di creare una nuova minaccia terroristica per giustificare la FBC. Un mostro come te non avrebbe mai capito. Ma è sempre così, tu vuoi far cattivo, ma poi... Stai piangendo. Stai piangendo? No, sto... No, infatti, sto è sempre solo uguale. Imparando a vedere le cose per come sono. Ok. Allora. Apparentemente non è andato granché bene. La situazione caricatore di livello 2, colpo caricato di livello 1 e... Allora, signori, facciamo una cosa. Io direi che per questo episodio ci possiamo salutare qui. Poi andremo a vedere un pochino anche queste armi, come possiamo andarle a modificare. In realtà questa qui ci possiamo mettere il caricatore di livello 2. Il colpo caricato,
va ad altro, un altro tipo di armi, dove non possiamo tra l'altro metterlo. Ma va bene, onestamente non so se abbia salvato, lo spero vivamente perché, insomma, se no restiamo qua. Ecco, questo è un problema. Adesso però ha salvato, signori. Quindi qualunque cosa possa uscire da lì, niente. Ok, siamo noi che entriamo lì. Va bene, lo faremo nel prossimo episodio. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.